Sei pronto per l'ultimo atto del trono over di Uomini e Donne con Ida Platano? Le ultime puntate hanno visto la tronista al centro dello studio, alle prese con la difficile scelta tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Mario è stato accusato di aver avuto un comportamento discutibile con un'ex corteggiatrice, mentre Pierpaolo ha scatenato il caos in studio con le sue dure parole. Martedì 14 maggio, Mario ha attaccato duramente la redazione, affermando di essere stato ingiustamente accusato. Ida, a sua volta, ha perso fiducia nelle sue parole. Ma il momento clou è stato lo sfogo di Pierpaolo, che ha accusato Ida di averlo trascurato in favore di Mario, definendosi la ruota di scorta. La tronista ha risposto con fermezza, annunciando la sua intenzione di abbandonare il trono. Ida ha ribadito di non volere né Mario né Pierpaolo al suo fianco, rimproverando quest'ultimo per il suo comportamento punitivo nei suoi confronti. Pierpaolo, infine, ha abbandonato lo studio con un ultimo commento tagliente: impara a fare la donna. Una frase che ha lasciato tutti senza parole, compresa Ida. Ma alla fine, sia il parterre femminile che quello maschile hanno concordato sul fatto che né Mario né Pierpaolo fossero degni di lei. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno invocato Ida a restare, ma dopo un ballo consolatorio con Alessandro Rausa, la tronista ha preso la decisione di andarsene. È stato un momento toccante, in cui Ida ha dimostrato di avere le idee chiare e di non voler accettare compromessi. La sua determinazione ha colpito tutti, facendo capire che per lei la priorità è sempre stata la sua dignità e il rispetto per se stessa. In conclusione, l'ultimo atto del trono over di Uomini e Donne con Ida Platano è stato un mix di emozioni, colpi di scena e decisioni coraggiose. La tronista ha dimostrato di essere una donna forte, capace di difendere le proprie convinzioni e di non piegarsi di fronte a compromessi. È un esempio di determinazione e autenticità che ha colpito il pubblico e ha lasciato il segno nella storia del programma. Che ne pensi di questa vicenda? Fammi sapere la tua opinione nei commenti.